Accordo raggiunto tra l'ASP di Catanzaro e le farmacie, evitata la paventata serrata. L'ASP pagherà le farmacie entro dicembre. Dopo settimane di tensione è arrivata la fumata bianca sulla vertenza tra le farmacie e l'ASP, lenta e in ritardo sui pagamenti. Nella mattinata di mercoledì, nella sede dell'ASP di Catanzaro, è stato firmato un accordo tra la commissione prefettizia dell'ASP e i delegati delle farmacie. Tale accordo prevede il pagamento degli arretrati di luglio, agosto e settembre. Sì, abbiamo raggiunto un accordo in base al quale, vengono pagate entro il 10 di dicembre di quest'anno tutte le fatture emesse e in scadenza relative ai mesi di luglio, agosto e settembre. Luglio, agosto e settembre, secondo un cronoprogramma che è stato definito d'intesa con il competente ufficio dell'ASP, l'ufficio economico-finanziario, e con scadenza il 20 novembre, 29 novembre e 10 dicembre, così come saranno pagate entro il 13 dicembre quelle che sono quella che è l'indennità di disagiata residenza delle farmacie relative all'anno 2018, nonché fatture sempre in scadenza che sono relative agli ausili e presidi e la data del 20 novembre, quindi è stato scadenzato. In più, cosa molto importante, perché questo accordo è finalizzato a scongiurare lo sciopero paventato per il 25 novembre, anzi più che paventato già definito e fissato a Federfarma. Grande clima di dialogo con la Commissione straordinaria dell'ASPA di Catanzaro, era da tempo che non trovavamo l'apertura dell'ASPA di Catanzaro. Revocato lo sciopero del 25 novembre, quantomeno provvederemo subito a revocare lo sciopero del 25 novembre, verranno pagate le tre mensilità richieste, le fatture per protesi e ausili scadute e le indennità di residenza per l'anno 2018. Allora, diciamo che è stata data particolare attenzione alle farmacie rurali della provincia di Catanzaro, che come sappiamo sono le farmacie di frontiera, essendo situate in agglomerati o paesi particolarmente disagiati. Quindi è stata confermata la liquidità dell'indennità di disagiata residenza per l'anno 2018 e, come diceva il Presidente, abbiamo calendarizzato degli incontri perché la terna commissariale, oltre alla dottoressa Rizzo e all'avvocato Del Rho, hanno dimostrato particolare sensibilità a questi problemi che in questo momento stavano portando al collasso veramente economico le farmacie.